Non sapevo di essere a rischio, questo è certo. Sono contenta che comunque facciano le cose prima che succedano i guai. È una notizia abbastanza grave, diciamo che deve essere presa posizione e verifica della situazione e soluzione anche. E sarebbe mesa maranda da chiudere perché tutti quanti i corri parla sotto il paese. Non è il mio problema, è avere che pensa prima di coprire i torrenti. La prevenzione ci vuole e ce n'è anche troppo poca. Io sono arrabbiata perché aspettano che arriva il disastro e dopo ci pensano, è troppo tardi. Come in Emilia, come il Ponte Morandi e tante altre disgrazie che succedono qua in Italia. Cioè, voglio dire, è una bella roba, però voglio dire, dopo tanti anni che hanno costruito su. C'è cioè le negligenze dei nostri antenati, si può dire. Sono quelle cose che succedono quando i controlli vengono fatti saltuariamente, penso. È già una cosa positiva che il Comune abbia preso mano anche con solerzia, diciamo, e anche diciamo, con contempismo, per non trovarsi poi in situazioni tipo il Ponte Morandi. Prima la sicurezza, giusto? Per lei. Sì, ci saranno sicuramente dei disagi, però comunque se è necessario, ben venga. Meglio tardi che mai. Sì, per carità, sempre meglio che non lasciare andare perché chiaramente è ovvio che si blocca una parte centrale, però se si deve fare, si deve fare, è inutile che facciamo sempre le cose all'italiana. Io spero che questo sia solo l'inizio di una serie di lavori infrastrutturali che permettano alla popolazione di vivere con meno frustrazione e paura, quelli che sono degli eventi che non sono solo climatici, ma secondo me sono dovuti anche alla mala amministrazione e alla mala gestione dei soldi pubblici ed europei.